Pronto? Buonasera, sono Buonasera. Paola Massucco e sono un'insegnante di liceo classico. Benvenuta, buonasera. Grazie, buonasera a voi e a tutti. Io volevo intervenire sulla mia realtà, anche se si è detto di parlare in generale. Per noi quest'anno è stato molto disastroso. Io insegno le materie caratterizzanti, italiano, latino, greco e storia e geografia che sono diventate Lei è materia la prof di unica. latino. Come? Lei è la prof di latino. Io sono la prof di latino, greco, Benissimo. italiano e blocco Benissimo. nuovo geografia, Tutto perché ora sono diventate materia unica. sì. È stato ridotto italiano, da 5 ore alla settimana siamo passati a 4. Questo per quanto riguarda il liceo Per classico. quanto riguarda il liceo classico, quindi 4 ore di italiano come 4 ore di greco e invece 5 di latino. Io che insegno principalmente latino e greco sono un po' sconcertata perché i giovani d'oggi non sanno l'italiano e quindi ridurre l'italiano non ha molto senso perché noi nel test d'ingresso abbiamo chiesto la parola frode e pochi di loro sapevano il significato di un termine che non è poi così complesso. Ma se questo fosse Onestissimo. dovuto a una idea didattica, Quindi scusi, potrebbe trattarsi mi solo di faccia un... capire, professoressa, mi faccia Sì. capire, è diminuita nel liceo classico, è diminuita, sono diminuite, cioè è diminuita di un'ora l'italiano, ma Sì, e è poi rimasto storia immutato e il monte. geografia. Sì, però è rimasto immutato il monte ore di latino e di greco, questo volevo Sì, capire. quindi greco sempre 4 ore alla settimana, latino sempre 5, italiano 4 e prima erano 5, No, perché perché evidentemente si ritiene che l'italiano si sappia o che non sia utile, non so. mi veniva da fare il raffronto col liceo scientifico dove invece c'è questo indirizzo, è stato tolto il latino e sono aumentate le ore dedicate alle materie scientifiche. Vigli Miletto mi potrà Sì. confermare, no, se è così. Sì, Cioè, anche da la noi sono ratio aumentate le sembra ore di andare italiano e di verso una matematica. specializzazione. Il liceo scientifico faccia il liceo Sì, scientifico, abbia più materie scientifiche. Mi stupisce che nel liceo classico certo. invece si sia Sì, creata questa immagino. situazione. Sì, e invece è stato ridotto, ma io le spiego perché. Quindi noi insegnanti di lettere al biennio abbiamo un'ora in meno di italiano e un'ora in meno di storia e geografia, perché prima c'erano 2 ore di storia, 2 ore di geografia, quindi 4, ora 3 materia unica. Ecco, ma Quindi ogni queste. insegnante potrà insegnare più storia o più geografia come riterrà opportuno, perché la votazione poi sarà unica. Sì, però queste ore di meno sono compensate da altre ore o sono Da semplici. matematica e scienze che sembra essere aumentata, ma in realtà c'è solo stata una diversa distribuzione fra biennio e triennio. Il monte ore di scienze è uguale, ma si anticipa già in prima superiore scienze. Ho Ma ora, per capito. non così annoiare troppo sul liceo classico, volevo dire che la motivazione però è economica, non è didattica ed è per questo che non può essere accettata. Perché lei Perché questo dice. cosa ha comportato? La nostra cattedra, che era di 18 ore, è diventata di 16 perdendo queste 2 ore, ma noi dovendone fare per contratto 18, dobbiamo andare a, diciamo, rosicchiare 2 ore da una collega, 2 ore da un'altra, 2 ore da un'altra, risultato l'ultima della graduatoria ha perso il posto, così Grazie. come in tante altre scuole. E quindi Grazie. l'obiettivo è solo del risparmio. La ringrazio per il suo intervento. Grazie, Buonasera. buonasera a tutti, grazie. Vigli Mileto, Sì. arriviamo allora a parlare un attimo delle scuole superiori, dei licei, Sì. perché lì che si gioca tanto, lo dicevo all'inizio della trasmissione, la riforma è partita, cioè i ragazzi che quest'anno sono andati hanno potuto scegliere questi indirizzi diversi che ci sono nel liceo scientifico, il liceo classico, io non avevo finora capito bene che cambiamenti ci fossero, però quello che mi colpiva dell'intervento dell'insegnante che ci ha telefonato, dice sostanzialmente la ratio di tutto questo è una ratio economica, non è una ratio didattica. E allora qui c'è da farsi delle domande. Lei condivide questo approccio? Sì, io condivido che il numero delle ore è troppo basso, a mio parere, e quindi delle materie si è rosicchiato molto al ribasso. E rispetto alle competenze nuove che sono richieste, ad esempio, io non rimpiangerei la presenza maggiore della matematica nel liceo classico. Io ho fatto liceo classico, parlo per esperienza, direi che un'intensificazione
era assolutamente doverosa. Anche se il liceo che lei dirige è scientifico comunque. Il mio liceo è linguistico e scientifico. Delle, tecnologico, come si chiamava prima, adesso delle scienze applicate. Ad esempio rimprovero, perché ognuno può andare a ricavare uno spazio, diciamo, di diminuzione. Rimprovero ad esempio l'unica lingua straniera prevista nel liceo scientifico. A me sembra davvero grave che solo l'inglese sia parte del bagaglio culturale dei ragazzi dello scientifico. Io ritengo ad esempio che almeno un'altra, una seconda lingua straniera sia molto importante per ragazzi che si preparano a una competenza universitaria in ambito politecnico o di altre aree. Ecco, però io quello che le chiedevo, secondo lei è così questo cambiamento, questa sorta di puzzle, di cambiamento delle ore, è dettato da una motivazione economica, sì, o ci può essere poi una razza didattica? Ci poteva essere una razza, secondo me, più, come dire, incentrata sul ruolo dell'insegnante, che io rivendico essere quello centrale, che invece a mio parere è davvero disatteso. E poteva essere il famoso 20% di, diciamo, di autonomia che le scuole possono in qualche modo ricavare. Ci spieghi che cos'è questo 20%? Allora, le scuole possono, adesso è un tecnicismo molto particolare, non sto allora, raccontandolo nei particolari. Allora, le dico soltanto, dico che, le dico solo sa proprio, che televisivamente bisogna parlare veloce per solo slogan. Titoli, quindi, solo il titolo, insomma, che le scuole nella loro autonomia possono ridurre alcune materie, ampliarne altre, fare cioè un'operazione di scelta, diciamo genericamente così, poi condizionata da molti fattori che non le cito. Grazie. In questa scelta certamente qualcosa si può fare. Certo che se si parte dal numero di ore ridotto, questo produce, come dire, un cortocircuito, evidentemente, perché se le ore fossero rimaste le stesse significava una, diciamo, ci si poteva giocare di più, circolarità. Diciamo, no? Così è davvero un gioco terribile come quello che raccontava l'insegnante, perché immaginare che un insegnante esca dal suo consiglio di classe, adesso uso il termine terribile per dire, ci sono cose peggiori, però esca dal suo consiglio di classe per andare in un'altra classe, insegnare uno spezzone di un'altra materia per raggiungere e la sua cattedra. E questo prima non accadeva. Non è detto che sia vantaggioso dal punto di vista della capacità di approfondire dei temi. Ecco, il risparmio secondo me non è così alto. Poi è tanto più grave perché si continua ad incentivare un'idea dell'insegnante come attività individuale. Questo è un altro grande tema. L'insegnamento non può più essere un fatto individuale. L'insegnamento è un fatto di equipe. Ci sono un gruppo di adulti, c'è un gruppo di adulti che collegialmente si deve prendere carico degli allievi. Questo incominciava a esserci nella scuola elementare. Sarebbe stato bello che gradualmente, no, si diffondesse in tutta la scuola, invece sta succedendo l'esatto contrario. Per dirla con un paradosso, nella scuola italiana c'era bisogno che la scuola superiore un poco imparasse le metodologie della scuola elementare. Nel modo di lavorare, non nei contenuti, nella metodologia di lavorare e nel modo di valutare e nel modo di ascoltare gli allievi. Certo. Invece si sta facendo l'esatto contrario. Si sta costringendo la scuola elementare ad assomigliare adeguarsi a una piccola scuola superiore che non ascolta gli allievi, li valuta con i voti e lavora con il maestro unico. L'esatto contrario di quello che serviva.